Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 8 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Ottime premesse. Prima del temporale. Che si tratti un acquazzone reale o soltanto metaforico, il prodotto non cambia, con la luna dolcissima in mattinata ma pepata nel pomeriggio, qualcosa che si mette di traverso va messo in conto. Nulla di più facile di un acquazzone, come quello cantato da De André in Caro Amore, scherzetti della luna acquatica, che all'improvviso si fa focosa e ostile nei vostri confronti. Dalla vita vi aspettate sempre molto, ma non è detto che lei segua le vostre direttive, quantomeno la forma fisica è splendida e già con questa bella fortuna avreste di che festeggiare. Grandi ispirazioni per i creativi che cincischiano tutto il giorno, salvo poi lasciarsi prendere dall'ispirazione folgorante nel bel mezzo della notte. Lo precisa anche il proverbio, di sera il matto si dispera. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Oggi è un'ottima giornata per recuperare il rapporto con una vecchia conoscenza che ti sta molto a cuore. Possibili chiarimenti. Armatevi di pazienza perché basta qualche altro sforzo e poi il peggio sarà passato. Importanti soldi. Cerca di non spendere per cose inutili. Oggi potrai facilmente venire frainteso. Esprimiti con più chiarezza. Da adesso in poi riuscirai a cogliere i frutti di alcuni successi passati, inizia un buon periodo, ma controlla le spese. Non scoraggiatevi, su una cosa che desiderate molto siete a buon punto grazie ai vostri personali sforzi e vi aspettano risultati brillanti. Presto raccoglierete i frutti del lavoro fatto fin qua. C'è una persona che vi sta a cuore che oggi vi pensa davvero tanto, provate a passare dove lavora o dove abita o dove frequenta spesso e noterete qualcosa di strano. Fate in modo oggi di rilassarvi e concedervi qualche buon'ora di distrazione, siete troppo presi da mille problemi e questo non giova al vostro umore e alla vostra giornata. Non disdegnate oggi il consiglio che vi verrà dispensato da un ariete o da un pesci. Vi serviranno per prendere una decisione importante. Come il vento porta via i pensieri, così avrete degli attimi di gioia pomeridiani che cacceranno il malumore mattutino. Buone prospettive per tentare piccoli colpi di fortuna tentando la sorte. Battibecchi e tensioni in amore potranno caratterizzare la sfera amorosa delle nate alla fine del segno. Continua la crisi in campo sentimentale, ma non vi preoccupate più di tanto. Per capire fin dove potete spingervi è necessario guardare profondamente dentro di voi fino a individuare con chiarezza i vostri limiti. In questa giornata la vostra tranquillità potrebbe essere interrotta da una chiamata improvvisa che vi catapulterà in un attimo sul posto di lavoro, anche se siete in vacanza. Quadro dei transiti discreto, Saturno continua a guardarvi imbronciato dal segno dell'Acquario, e così fa anche il duo Urano-Sole-Toro. Il quadro generale è però decisamente positivo e vi garantisce un umore buono. Per lo Scorpione quella di oggi è una giornata interessante, poi domenica sarà sottotono, fate le cose che desiderate e ritagliatevi uno spazio di libertà. Marte in aspetto buono indica che questo è un buon momento anche per risolvere un piccolo problema, Giove è favorevole al settore delle finanze, accordi possibili. Non rimandate nulla a domani. Mandare al diavolo le persone è uno sport che vi piace molto e che vi fa sentire potenti, tuttavia non sempre il modo migliore per ottenere qualcosa, anzi, in questa giornata potrebbe accadere l'esatto contrario. Cercate dunque di evitare atteggiamenti estremamente aggressivi, anche solo con le parole, perché potrebbero ferire in modo irrimediabile. Stavolta dovrete essere voi a sapervi controllare. Giornata a due marce, dolce la mattina, pepata il pomeriggio. A cambiare radicalmente il vostro umore la luna, inizialmente acquatica in Cancro e buona amica di Giove, Nettuno e del vostro astro guida Plutone. È lei a parlarvi d'amore, di viaggi, di emozioni condivise con il compagno o la compagna di vita.
Peccato rovinarvi l'umore nel pomeriggio solo perché la bianca signora cambia di segno passando allo zenit. Probabilmente da voi stessi pretendete molto, stressandovi senza un vero motivo, almeno nel weekend rilassativi e se per puro piacere vi date al giardinaggio o al bricolage, non prendetelo come un obbligo, è uno svago e tale deve rimanere. Se non fate in tempo a finire rimandatelo tranquillamente alla prossima settimana. Amore ed Eros. Coppia e famiglia in cima alla lista dei valori, gli affetti sono la vostra priorità, tutto il resto, denaro incluso, viene dopo. Ecco perché riuscite a mantenervi così sereni e a infondere la vostra serenità tutto intorno. Coi vostri ragazzi vivete momenti bellissimi e se avete un passato da scout ora è arrivato il vostro turno di passare il testimone, insegnando loro ciò che avete imparato e goduto da piccoli. È la ruota della vita che gira, ma i principi, quelli veri e sani, restano sempre gli stessi. Cari Scorpione, in questo weekend siete un po' sottotono e nervosi. Vi siete svegliati con il piede sbagliato? Cercate di mantenere la calma e non prendete i vela se qualcosa non va come vorreste. Dovete un po' convivere con questa situazione, poi vedrete che le cose andranno meglio. Non sarete in grado di nascondere la vostra gioia, specialmente con l'energia astrale di oggi dalla vostra parte. Forse non volevate dimostrarvi troppo compiaciuti delle attenzioni riservatevi dal nuovo partner, per paura che queste finiscano. Ma ha una personalità così calda e solare che fonde la corazza di ghiaccio che cercate sempre di mantenere. Il vostro cuore indomito è stimolato a stabilizzare i suoi battiti rifugiandosi in un porto sicuro. Saturno, in aspetto dissonante, vi invita a non seguire gli impulsi e a meditare scelte ponderate anche nei sentimenti. È possibile che, rotti tutti gli indugi, vi sentiate pronti a ridare fiducia a un antico legame. Nettuno molto positivo, specie se festeggiate il vostro compleanno tra 14 e 17 novembre, costituirà la necessaria componente di romance che saprete dare alla storia. E più in là nel tempo, non è escluso che possiate pensare a progetti di lungo respiro e addirittura allargare le braccia a un matrimonio. Lavoro e denaro? Creatività ai massimi livelli, vi basta mettervi in ascolto della voce interiore per progettare meraviglie. Protagonista della giornata la natura, alla quale dedicate sentimenti teneri e languide emozioni, se amate la fotografia oggi farete grandi cose. Siete in una fase creativa e per questo è importante definire con chiarezza gli obiettivi aziendali, ma attenzione a coinvolgere solamente i colleghi di cui vi fidate, in caso contrario potreste ritrovarvi a navigare in acque pericolose. Vi occupa nella prima parte di quest'oggi in ufficio la messa a punto di iniziative maturate in precedenza. La posizione sfavorevole di Urano e Sole non vi deve far scoraggiare, in seguito vedrete poi fiorire i risultati di tutti i vostri sforzi e, malgrado l'impegno, la fatica non vi peserà e sarete pronti a dare fondo a tutte le vostre energie attive per completare ogni progetto. Benessere. Nessun appunto sulla salute, non resta che continuare così. Aiutini magici, l'argento e la perla. Colore da indossare in linea con la creatività e la sfera emotiva, verde acqua, grigio perla e lilla. Vi svegliate stanchi, appesantiti, non avete voglia di uscire. Eppure pensate di aver dormito tanto e bene. Se non è la prima volta che vi capita, provate ad assumere pappa reale appena vi alzate dal letto. Per lei, con mammina avete iniziato a litigare a 10 anni e ora che li avete moltiplicati per 4 o per 5 non avete ancora smesso. Due opzioni, o lei ha un carattere davvero terribile, oppure quelle terribili siete voi. Per lui, basta un mal di pancia di snoopy a rovinare i vostri piani sul più bello. Naturalmente li annullate, lui viene prima di tutto il resto. Colore delle emozioni, senape. Barometro dell'umore. Piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.